Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati nel nostro My Club su PES 2020, sempre alla ricerca della nostra vittoria che manca da un po', quindi oggi ci impegneremo al massimo al fine di finalmente vincere una partita cazzarola, perché non ce la facciamo più a perdere. Allora andiamo a vedere un attimo chi andremo a spacchettare oggi. Abbiamo gli ultimi 200 crediti, quindi dobbiamo spenderli in maniera oculata. Mi raccomando, gioco. E andremo a vedere i primi legend. Vabbè, di solito sono le pippe. Worldwide Legends, 100 crediti. Abbiamo Batistuta, Arshavin, Bebeto, insomma un sacco di bella gente. E poi il Player of the Week della settimana del 7 novembre, con 1.000 milioni di giocatori interessanti sicuramente. Quindi speriamo almeno oggi di trovare proprio il difensore che ci serve, anche perché è l'ultima possibilità, quindi speriamo bene. Allora intanto andiamo a farci la nostra partita classificata. Allora, tedesco, il nostro amico di Cemania. Abbiamo Ert, Berlino, Szczęsny, Varane, Marquinhos, Robertson, Kimmich, Casemiro, Modric, Verratti, David Silva, Lewandowski e Arkadiusz Milik. Noi ci presentiamo con Szczęsny, Bonucci, Cuesta, Oksipska, Giorza, Barella, McGinn, Hazard, Neymar, Coutinho e Maurito Icardi. Vabbè, speriamo bene. E allora siamo pronti signori, partiamo subito, concentratissimi mi raccomando, perché oggi c'è la vittoria, l'unico risultato possibile, diciamo così. Icardi, bellissimo il passaggio, molto intelligente. Neymar, l'allarga verso Oksipska. Ospispa, vabbè, la riallarghiamo dall'altro lato per Giorza. Ah, guarda che coppia di terzini, veramente da prima classe. Giorza ancora verso Bonucci, questa volta magari un po' più bravo a impostare. Bonucci, Neymar, attenzione Bonucci, guardate che propositivo. Bonucci la rimette in mezzo, attenzione. No, perché Icardi era bellissimo. Vabbè, prima azione, primo sussulto del nostro Napoli Catania. Il nostro amico tedesco la passa a Kimmich sulla fascia. Attenzione, Kimmich cerca il numero che lo trova assolutamente verso Modric. Il lancio lungo per chi cazzarola è? Lewandowski. Che ho? Ah, appunto, avevo visto la bandierina alzata. E per l'appunto, vabbè. Vantaggio non sfruttato. Neymar, attenzione verso Icardi, due compagni del PSG. Ma niente, non riusciamo a sfondare. Riparte ora Il nostro amico con Milik. La dà David Silva. David Silva centralmente, cerca rinforzi, protegge benissimo il pallone, la dà a Modric, riesce questo passaggio, attenzione. Ma c'è il grandissimo, non so chi fosse, credo è Giorza, anche se sono molto sorpreso. Coutinho scatta proprio lui, Giorzino. Vede l'inserimento di Nicolò Barella che la può mettere in mezzo e si va a guadagnare un calcio d'angolo. Ottimo 25esimo più Napoli che Bayern, no, il Bel, che cazzo non è, l'Erta Berlino. McGinn la va a battere, lo scozzese, la mette in mezzo col mancino proprio verso chi era, Neymar, c'è Ospispa, Barella, attenzione, Neymar, la finta, la mette in mezzo verso nessuno, come sempre, ottimo. Hazard, riparte adesso il Napoli Catania con Hazard centralmente, cerca il... vabbè, vantaggio, vantaggio, ok. Attenzione, arbitro però. Attenzione Icardi. No, porca, ancora metto qualcuno. Ma no, ma perché? Questo era il rigore, quello è fuori gioco. Ma non gliel'ho passato però. Ma porca paletta. Marco Verratti, fermato benissimo da Nicolò Barella. Coutinho potrebbe volare. Attenzione, lo fa volare Icardi. Coutinho, il rimpallo non lo favorisce come sempre in mezzo. Peccato, ma ancora palla per Coutinho. Giorza si fa vedere, pronto a metterla in mezzo. Sì, lo fa verso troppo il portiere, come sempre. Coutinho però l'appoggia a Barella. Attenzione, ottimo momento per noi. Verso McGinn. Sali, maledetto. No, scendi. Dove cazzo sali? Scendi. Vabbè, ma meno male, questo è più pippa di noi, credo. Perché non l'hai preso con le mani, Szczęsny? Ho proprio questa curiosità, se me lo puoi soddisfare, per favore. Comunque, ancora palla nostra. Facciamo gara a chi la perde, di più. Ecco, diciamo così, un po' una gara a chi la perde di più. Ma qua c'è Bonucci, bravissimo, senza fronzoli. Certo, poteva appoggiarla Szczęsny semplicemente, ma no, lui ha deciso di metterla in calcio d'angolo, che va a battere proprio Luka Modric dalla bandierina. Attenzione, perché questo è tutto solo, non mi convince per niente. In mezzo c'è Szczęsny di pugno. Oh, Neymar può partire tutto solo, attenzione, velocissimo Neymar. Veloce, Neymar. L'appoggia.
Dove cazzo non l'appoggi, Neymar, maledetto? Neymar, sulla fascia. Potrebbe metterla in mezzo. No, si ferma. Si ferma e infatti viene anche fermato. Del resto, bravissimo. Ma finisce il primo tempo, ancora 0-0. Più Catania-Napoli però che Hertha Berlino. Ai punti l'avremmo meritato noi, guardate un po', 61%. Un tiro di cui 0 in porta. Lui però 0, Lui però 0, quindi siamo in vantaggio. Icardi, ricominciamo il secondo tempo con Barella. L'allarga verso Giorza, attenzione. Giorza ancora per Barella, Barella per Hazard, Hazard per Coutinho, Coutinho lo vede Giorza, Giorza la finta, bellissima, bravissimo Giorzino, Giorzino lo può mettere in mezzo per Icardi, non la... va bene però bravo, bravo Hazard, ha estrapolato il massimo da quella posizione, non poteva fare di meglio, sinceramente. Kimmich, adesso riparte l'Hertha Berlino con Modric, Modric, ancora Kimmich, il lancio, ma che cazzo la fa? No! Oh! Che è? No, il fallo no! No, perché? Questo si beccò, perché? Il fallo, ti prego, aspetta. Mi metto qua un attimo. Un attimo, non tirare. E che palle! Aspettaci Bonucci. Un attimo. Marco! Ma basta, che palle! Sempre ho una sentenza. Non c'è niente. Ma per, poi perché tutti le sanno battere io no? Ecco, vorrei sapere anche questo. No, no, non lo so. Non riesco a capire come è possibile che tutti sanno battere le punizioni su questo gioco, tranne io. Se c'è un segreto, non lo so, fatemi sapere, perché non ho altre spiegazioni, sinceramente. Ma Coutinho, ma non ci perdiamo d'animo, perché noi ce la meritiamo. Questo almeno il pareggio era strameritato. Hazard, Icardi, si gira, Icardi! Bravissimo, complimenti, porca. Perché non posso spaccare tutto? Dovrei avere un antistress qua vicino a me, che almeno mi rilasso un po' mentre gioco. Vabbè, comunque c'è McGinn, ma non c'abbiamo un destro? Beh, c'è Coutinho, voglio dire, con Neymar anche. Insomma, va Coutinho. Con il destro mi sento più a mio agio. Andiamo di scatto. E 1, 2, 1, 2, 3, scattiamo. Facciamo la finta, andiamo a metterle in mezzo. Icardi, niente. O Cispa, ci arrivi? Sì, domani ci arrivo, O Cispa. Andiamo ragazzi, possiamo ancora farcela. Possiamo e dobbiamo farcela. Hazard lo vede. Vede McGinn, porco, perché McGinn? Vabbè, comunque. Cerca il numero. No, no. Dove cazzo è Neymar? Scusate, così ho questa curiosità. Hazard, più lento l'Hazard la prossima volta, mi raccomando. Ok, ok. Ok, in mezzo. Tira, tira. No. Questa, Barella, attenzione. Tutto per Hazard. Tutto per noi, Hazard. La prova. Chi cazzo era? Che schifo era? Barella, chi era? Ma dai. Ma non dico a segno, ma almeno la porta, porca paletta. Allora, qua abbiamo questa. Guarda, gliela do a lui, senza offesa. Bravo, Giorzino. Il numero 10, Giorzo, non si può vedere. Il numero 10, Giorzo, tutto ma non il numero 10, Giorzo. Per carità del signore. Giorza ancora. Cerchiamo spazio. Guardate come si difende il maledetto. Il nostro amico Tescan. Attenzione, di prima c'era un fallo, ma continuiamo. In mezzo, Giorza di testa. Niente, vabbè, ma non segneremo mai. Quando segneremo noi? Mai. Probabilmente Marco Verratti può ripartire. Attenzione, il contropiede può essere pericolosissimo, perché siamo un po' scoperti. Ma c'è l'intervento. Grande O Cispa. Con che cuore la va a prendere sta palla. Ricominciamo. Hazard. Bonucci. Ti prego, Icardi. Perché non posso spaccare niente? Perché non posso spaccare? Un martello, dai. Di tutto distruggo io, tutto. Szczęsny. Lunga. E vabbè, è finita, giustamente. È finita. E passa. E vabbè. E vabbè. Comunque, immeritatissima come sempre. Ora, non voglio dire... o cercare una scusa ogni partita, però ragazzi, proprio è stato palese che fosse pilotata sta partita, sbloccata da un cazzolo di calcio di punizione come sempre. E poi Re non ha fatto più nulla, solo noi abbiamo giocato. Dai, Fischia, bravo, dai, 2-0, sì, bravo, 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 complimenti, bravissimo. Andiamo avanti, ci prendiamo quest'altra sconfitta, ma adesso andiamo a mettere in campo la nostra formazione preferita, almeno l'unica cosa buona è questa. E allora, hashtag scandalo, mi raccomando, perché non se ne può più di queste partite rubate,
Nonostante proprio un gioco spumeggiante da parte del Napoli Catani, ma sempre, oh, ci fregano, sempre, incredibile. Il nostro amico di Reggio Emilia, Juventus FCR, e due sconfitte. No, vabbè, noi solo sconfitte, inutile andare a vedere il nostro score. E si presenta in campo con Szczęsny, Sergio Ramos, Van Dijk, Alexandro, Danilo, Pjanic, Rabiot, Matuidi, Dybala, Ronaldo e Griezmann. Mentre noi siamo con Neuer, Spajic, Luindama, Lukaku, Niom, De Bruyne, André, Canales, Ronaldo, Ribéry e Lukaku. Ora vorrei capire perché, ad esempio, lui ha trovato Sergio Ramos, Van Dijk, Alexandro, come si fa? Come si fa? Beh, shoppando ovviamente è molto più facile. Non lo so, non vorrei dire che shoppa, però voglio dire, noi abbiamo Spajic, Lukaku, Luindama e Niom, lui c'ha Sergio Ramos, Van Dijk, Alexandro, Danilo. No, so, un dubbio mi viene, ecco, diciamo così, però magari sono fortunato, eh. E allora pronto, derby italiano, Catania Reggio Emilia all'Allianz Stadium. Un bel cielo terzo che si dipingerà di rosso azzurro, tra l'altro. Vabbè, se andiamo avanti nel frattempo, caro amico mio, anche Gonzalo, avevamo letto Gonzalo. Vabbè, non lo so, Gonzalo Higuaín la dà indietro. Vabbè, c'è tutta la Juve questo, va. Che dirà? Ma c'è Ronaldo. Ecco, la parte più importante proprio della Juve, Lukaku. 3 ore ci ha messo a caricare sto tiro, 3 ore. Mamma mia, che lentezza infinita, oh. No, attenzione Hazard. Ma che ci fa Hazard? Non è da Juve, non vale. Non vale. Che culo. Traversa. E la palla però sempre verso Ronaldo adesso. Contro Niom. Va a capire. Attenzione. Ancora la traversa. E beh, babà. Ah, santa paletta. Hazard. Perché Hazard? Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Non è da Juve Hazard, perciò non dovrebbe esserci. Questo dovrebbe essere un gol irregolare, secondo me. Comunque subito 1-0 sotto Ronaldo. De Bruyne ancora verso Canales, ancora verso De Bruyne. De Bruyne, Lukaku, dove cazzo non la sei? La fa scorrere Lukaku, attenzione, tiro! Sì! Che culo! Proprio partita rubata finora. Scusa amico mio, lei hai ragione, te la meritavi assolutamente. In merito del gol, però ogni tanto ci sta. Sì, che neanche esultare perché già lo so, ma va a finire. Guardate qua Lukaku, che finta, è come se ne va. Stranamente ha segnato, non gliela ha buttata addosso a Szczęsny. Questo mi fa veramente piacere, molto strano. Ma intanto c'è Matuidi, ripartiamo 1-1, rimettiamo le cose al loro posto. Anche se sappiamo bene che siamo in grado di subirne adesso 15. Ecco là, guarda un po'. Ecco, te lo devo neanche esultare, neanche esulto. È ormai inutile andare a esultare perché purtroppo abbiamo un po' questo vizio che ogni volta. Comunque, Sergio Ramos, e finisce il primo tempo 2-1. Insomma, una partita però più combattuta di quello che le statistiche possono dire. Allora, siamo pronti, ricominciamo. De Bruyne l'allarga per Frank Ribéry. Ribéry ancora verso De Bruyne. L'allarga ancora a Niom. Ottimo il giro palla del Napoli. Subito siamo partiti forti. André, Ronaldo, ancora per André. Si ferma, non sa chi darla. La dà purtroppo a Lukaku. A Lukaku ancora per André. Non troviamo spazi, cerchiamo il giro palla. Cerchiamo di aprire la difesa avversaria. Canales, Ribéry, Lukaku. Mamma mia, come si è girato Lukaku. No, che cosa ha parato. Una parata incredibile da parte di Szczęsny. Ma ancora, non ci rendiamo. O forse sì, aspetta, non lo so. Un attimo che ve lo dico, se ci rendiamo meno. Hazard, che cosa ci fa Hazard? Sempre, non lo sopporto. Questa è tutta Juve, sì, coerente. Abbi tutta la Juve, porca miseria. André, Canales, Frank Ribéry, Lukaku. Niente, subito fermato davanti. Mamma mia, Lukaku, fa capire chi comanda però. Ronaldo ancora, bravissimo per Lukaku. Che no, che passaggio era Lukaku. Passaggio inguardabile, bravo, bravo Caressa. Che succede? Sta laggando come mai. Ancora Ronaldo, se ne va, se ne va. Dove va? Non si sa. Benissimo, perde palla ovviamente. Ma questo sole è molto fastidioso, ragazzi. Questo sole è molto fastidioso, preferisco giocare di notte, sinceramente. Canales per Cristiano Ronaldo, l'appoggio lì indietro per André. Non troviamo spazi, siamo costretti a ricominciare. Ribéry, chi è? Non lo so, ma è qualcuno? No, stavo esultando. Mamma mia, ma quanto sono scarsi. Dio santo, quanto sono scarsi. Matuidi la dà verso Ronaldo. Il passaggio un po' corto, ma ci arriva lo stesso. Mette fuori gioco Luindama. Ronaldo, dite, la mette in mezzo. Riusciamo a spazzarla. Adesso c'è Frank. Attenzione, possiamo ripartire. Frank, bravissimo.
Lukaku, a chi? Ah, sì, a Ronaldo. Oh, attenzione, Lukaku fa spalcheo. Ah, mio, ok. Aspetta, perché mo ci spostiamo un po' tutti in attacco, scusate. Avrei dovuto farlo prima, sinceramente, però. Ha un buon calcio di punizione che siamo a centrocampo. Perfetto. L'appoggi, vero? A Ronaldo, bravo. Spike per Niom. Niom chiede l'aiuto di Lukaku. Jordan per André. André, di tacco. Attenzione, Lukaku senior di sinistro. Szczęsny la va a bloccare. André, Canales, De Bruyne. Attenzione, Lukaku. No, questo è fallo però, arbitro. Qui me ne andavo in porta. Dai però. Vedi che ce l'ha con me questo gioco maledetto. Proprio, non lo so cosa gli ho fatto. Perché ce l'ha così tanto con me? Comunque c'è De Bruyne, lo vede. Vede Frank di testa, l'appoggia. No, niente, non appoggia una mazza di nulla. Sergio Ramos verso Alessandro. Alessandro per Ronaldo. Ronaldo, lo andiamo in anticipo. Sì, bravissimi. Grande giro palla. Ronaldo va a lottare con Danilo, che però alla meglio il brasiliano. Ma c'è Ronaldo che va a recuperare palla. All'indietro per Jordan. Jordan, bravo. Oh, ma attenzione, attenzione, ti prego. Dalle in mezzo. Lukaku, stop! No! Dai, non ci credo. Dai, no, veramente. Ma mi viene da ridere perché non so neanche che dire, guarda. Veramente, questo è proprio... Non ti faccio vincere, non ti faccio segnare. Dai, questo è proprio l'ultima azione, uno scandalo. Niente. Vabbè, tanto ora andiamo a specchiettare e troverò tutti i portieri o attaccanti. Ne sono sicuro, tanto ormai l'abbiamo capito, questo gioco... Ha una sorta di repulsione nei miei confronti. Non si capisce perché. Comunque sia, andiamo a vedere mo che andiamo a trovare nei pacchetti. Sì, complimenti veramente. Grazie mille. Continuiamo con l'hashtag scandalo, mi raccomando, perché veramente non lo so cosa possa essere. Comunque intanto andiamo, prima imagine. Vabbè, qua ci sono le VIP e sappiamo che non dobbiamo aspettarci niente di che. Però anche un terzino oro, un difensore centrale oro, ma non è che mi farebbe schifo. Vediamo un po'. Nazione, che cazzo è? Che è? Aubameyang? No, argento, vabbè, niente. Palmeiras, brasiliano, giustamente. Lucas Lima. Beh, bellissimo, complimenti. Un ottimo, un trequartista. Un terzino, però il terzino destro Patrick dovrebbe essere della Lazio, se non sbaglio, sì, ok. Vabbè, insomma, le VIP come sempre. Ok, grazie. Ma da questo non ci aspettavamo niente di che. Ma adesso Legends Worldwide. Attenzione, ti prego. Ti scongiuro, gioco. Ti supplico. Ti supplico. Intanto che sia un pallone nero. E già partiamo da là. Che cos'è? Inglese? Ma porca paletta. Ma che cazzarola è questo? Terzi, ma che merda è? Senza offesa, ovviamente, per il nostro amico Amartey. Ma che palle. Davvero, l'ho detto, no, non li troveremo mai, raga. Non me li fa trovare, è inutile. E adesso Player of the Week, vediamo un po' qua. Avanti, vediamo qua. Mo, ma l'aspetto un altro Donnarumma, non lo so. Ok. Italia. Beh, pallone nero. Dalla Juve, no, Alessandro non è bianco. Chi cazzo, chi sei? Dybala. No, De Ligt, sì! De Ligt, sì! Grazie, De Ligt, grande. Oh, almeno per i rigori, per i falli di mano siamo a posto. Che bellezza. Oh, andiamo a creare mo la... Proprio come un bambino esultato. Andiamo a creare adesso la coppia di centrali della Juve. De Ligt, Bonucci. Che bello, De Ligt, quanto mi servivi, neanche lo puoi mai... Un bel 90, tra l'altro, oh, buttiamo via. Che bellezza. Almeno una gioia, ragazzi, oggi l'abbiamo avuta. Vabbè, poi la formazione andremo a fare nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, mi raccomando. Lasciate un bel like di supporto per questi poveri disgraziati che veramente, per questa sfortuna... E in vereconda che si è abbattuta nei nostri confronti. Andate nella mia pagina Facebook e Instagram, iscrivetevi al canale come sempre, mi raccomando, ve lo chiedo ogni volta. E noi ci vediamo domani con dei nuovi video. Ciao!